Ma i film di Yuri Ankarani, cioè, lui dice che spesso i suoi film sono definiti film autistici, perché, anzi, credo che questa sia stata la prima esperienza, no, la seconda, dove c'è del dialogo nei suoi film, perché fino ad oggi i suoi film sono stati tutti senza dialogo. Il primo, dove c'è stata qualche battuta, è Piattaforma Luna, che abbiamo fatto insieme, e questo secondo ci sono questi piccoli momenti, insomma, di dialogo. Lui normalmente predilige, diciamo, il fatto di essere nel film con il suono e con l'immagine, ma il dialogo è sempre qualcosa che forse per lui è qualcosa di troppo, non so. No, mi sbaglio, c'è anche un terzo film che è dialogato, che si chiama Sans, che è il film che parla di un architetto torinese. E il rapporto con il deserto e con il silenzio per me è stato. Io sono sempre alla ricerca del silenzio, per cui l'ambiente deserto per me era un'occasione particolare per finalmente incontrare questo amico. Purtroppo anche lì non l'ho trovato, perché nel deserto del Qatar l'ho girato tutto dal nord a sud, però purtroppo ci sono rumori anche che arrivano in lontananza, proprio perché di base c'è silenzio e quindi anche un rumore che molto lontano si riesce a percepire. Per cui, diciamo, da quel punto di vista lì sono stato leggermente deluso, perché avrei voluto, insomma, trovare il vero silenzio. Però, in ogni caso, ho avuto la possibilità di registrare cose che poi magari nel film non ci sono andate o ci sono andate, ma sono elementi così lievi che poi alla fine fanno parte di un tutt'uno e non si possono, diciamo, scomporre e averli separatamente, però avendoli posso dire che ci sono stati dei momenti molto, molto intensi, magari di vento, perché comunque il vento c'era quasi sempre, che però era lui l'unico suono re di quel momento, insomma, per cui è stata un'esperienza comunque, se non completamente felice, ma molto bella e molto intensa.